Ciao a tutti ragazze, bentornate in un nuovo video spacchettamento Michel Nails. Allora, il pacco vi anticipo che è già arrivato da un po' di tempo. Ho approfittato degli sconti, o meglio di un codice sconto che era attivo sui prodotti a prezzo pieno. E insomma, ho preso qualcosina, insomma, per lo più costruttori. La prima cosa che vi voglio mostrare è l'omaggino. L'omaggino che ho trovato a questo giro è questo smaltino di questo azzurro puffo, molto carino. Sto facendo la collezione di questi smaltini, quindi magari, che so, inizierò a utilizzarli. Sono veramente anche dal packaging molto carino, le setole mi piacciono perché è bello ampio. Adesso non lo apro perché comunque poi una volta che lo apriamo parte la scadenza e onestamente di smalti vecchi ne ho già avuti tanti, quindi è meglio tenerlo al sicuro. Parto da una decorazione che ho preso, molto bella, molto. L'ho pensata per Natale, adesso vediamo, per creare l'effetto sotto, vicino al giro cuticola con diciamo, questi glitterozzi sotto il costruttore bianco o rosa lattiginoso. Poi ho preso due pacchettini di stickers molto carini. Ho trovato questi qua con tutte le paroline: Peace, Hug, Beauty, Honey, Sweet, Joy, Happy. Insomma, c'è un po' di paroline carine, magari Love, molto molto carino, da inserire magari in un dettaglio, in qualche unghietta. Insomma, molto molto belle. Ci sono anche questi qui. Mi è piaciuta, comunque per 1,99 € ci sta tutto. Ve lo metto così, ecco. Poi ho preso questi stickerini che vanno ultimamente, che sono praticamente disegni liner, praticamente il disegno fatto semplicemente seguendo una linea. E sono veramente di moda in questo periodo, in voga. Dato che tante volte non ho il tempo per uscire gli stamping e quindi fare il tutto con lo stamping, appunto, perché finché preparo il tovagliolo, i colori, magari non avendo molto tempo, questi qua sono molto utili e super fast a questo punto. Quindi questi qua. Poi ho preso un colore. E poi subito dopo vi faccio vedere tutti i costruttori che ho preso e che non ho mai fatto vedere o utilizzato nemmeno io. Grazie a una ragazza che non so se mi segue anche qui, ma su Instagram mi ha fatto vedere questo blu molto profondo che alcune clienti nell'ultimo periodo mi chiedono. E quindi ho voluto provare questo nuovo Magic Color 70, che è bellissimo, veramente bello. Adesso lo andiamo a stendere insieme. Ecco qua, sono andata a prendere una palettina per stendere il colore e andiamo a vedere subito quanto blu è molto. Allora, ci tengo a precisare che un blu del genere non ce l'ho e quindi automaticamente lo sono andato a pescare. Non so se capita solo a me, ma tante volte quando arriva una cliente con una foto ci mostra qualcosa che puntualmente non abbiamo e quindi automaticamente poi ci iniziamo a muovere per vedere un po' dove cercarlo. Ho fatto una storia su Instagram, una ragazza mi ha gentilmente aiutato. Comunque, questo è un blu profondo, più scuro rispetto ad altri. E questo qui, che è appunto della linea Magic, non ha dispersione e poi, come avete visto, sono iper iper pigmentati. Il prezzo è veramente irrisorio, quindi sulle 6-7 euro al massimo. Ma come ben sapete, vi lascio sempre qui in sovraimpressione il mio codice sconto che potete utilizzare praticamente sempre su tutto il carrello, anche sui prodotti già scontati, quindi il 5% su tutto il carrello. E chiunque di voi ovviamente usufruirà di questo codice sconto, sapete che mi fa davvero piacere perché aiutate a sostenermi, insomma. Ok, adesso faccio la seconda stesura e poi ve lo mostro.
Ok, questo qui è il colore con la seconda stesura. Ovviamente ci ho già dato una manata, però c'è un po' di polvere al di sopra, ma il colore è veramente bello e profondo. Se volete potete anche sigillarlo, un po' come faccio io, perché non lascio mai i colori anche senza dispersione, così al naturale. Non so perché oggi il mio telefono ha deciso di sfocare. Di solito non lo fa mai e questa cosa mi fa arrabbiare. Comunque, questo qui è il colore, mi piace un botto ed è appunto il numero 70. E adesso lo andiamo a scrivere e poi lo vado a mettere direttamente nella mia collezione di colori, nella mia ruota dei colori di Michel Nails. Poi andiamo avanti, voglio farvi vedere i costruttori che ho acquistato. Allora, come ben sapete, io ho praticamente quasi tutte le colorazioni di Ice Gel. A questo giro ho voluto prendere il camouflage che non ho, infatti ho solo il rosa lattiginoso che per me è il più bello come colorazione, e ho anche il cipria che anch'esso molto molto bello. Poi comunque io sia qui che su Instagram soprattutto vi mostro gli effetti al naturale, quindi molto molto carini. A questo giro ho preso il camouflage che molto probabilmente qualcuna di voi ha già acquistato, e se non lo sapete, gli ice gel di Michel Nails sono bifasici. Cosa significa? Io comunque questo giro ho preso 15 ml perché ho ancora da consumare, diciamo, quelli che ho da 50 ml, di altre colorazioni. Ovviamente queste qui per il momento le proviamo, poi se mi piacciono a tal punto da acquistare quello più grande, lo acquisto. Allora, questo qui è il 2 in 1, praticamente è un bifasico che, come ben già sapete, fungono sia da base che da costruttore, non da sigillante. Quindi, una volta applicato anche come strato base, possiamo applicare direttamente come strato di bombatura. Ovviamente su unghie un po' più problematiche, io vi consiglio sempre di utilizzare una base a parte. Io di solito utilizzo sempre di Michel Nails la base Rubber, quindi top. Non ho alcun tipo di problema su unghie medio-lunghe. Comunque, se vedete il prodotto un po' sbrodolato è perché mi è caduta la scatola, quindi adesso sta un po' così. Prendo una spatolina e vi mostro subito il prodotto nella sua densità, adattiva. Si può dire a questo periodo autunnale, autunno-inverno, non cola assolutamente. In estate, ovviamente, cola un po' di più, ma come vi dico sempre, con i costruttori di medio-alta densità in estate è utile non fare assolutamente lo strato di scivolamento. Quindi, questa è una colorazione che mi intriga parecchio, quindi molto probabilmente la farò. La proverò su qualche ragazza che lascia sempre le unghiette nude e poi vi mostrerò magari una foto nella sua totale naturalezza, insomma. Quindi questo qui è il costruttore. Mi piacciono tutti quelli che sono di medio-alta densità, specialmente questi Ice Gel, quindi ottimo, cioè sapete già che io sono innamorata. Ora vediamo un po' la colorazione, ma non avrò sicuramente problemi. Secondo, ho preso il Pink Bubble. Questo qui ero abbastanza curiosa già dagli inizi e finalmente mi sono decisa a prenderlo. Sempre da 15 ml, sempre 2 in 1, quindi bifasico. E ora andiamo a vedere la sua colorazione. Lui, stessa cosa. Anzi, ora facciamo una cosa molto carina. Vi faccio vedere i due colori vicini. Comunque, questo qui è un po' più pink dell'altro. Molto bella la sua densità, che sono praticamente uguali, cambia solo la colorazione. Vedete, non cola assolutamente. Qui da me fa un freddo cane, ormai ho la giacca in pile, si può dire addosso. Quindi top, anche lui in estate, se avete difficoltà perché cola, non fate lo strato di scivolamento. Quindi questa è la densità degli ice gel, sia camouflage che pink bubble. Pink bubble, giusto? Sì, pink bubble. Eccoli qua vicini, vi faccio vedere. La colorazione cambia perché questo qui è più naturale, questo qua è un po' più acceso, ma
Nulla toglie che sarà bellissimo anche al naturale su unghia così senza colore, perché sappiamo comunque che il colore che dà nel suo insieme non è quello che effettivamente poi ritroviamo sull'unghia, soprattutto in base alla carnagione, insomma, è un po' da lavorarci. Io di armocromia non ci capisco tantissimo. Passiamo avanti invece e vi voglio far conoscere finalmente qualche costruttore da un nome diverso che non sia Icegel, quindi Easy Builder. Come sapete io di Easy Builder ne ho uno ed è l'Ice White perché mi serviva un bianco un po' più coprente rispetto al Baby Boomer, perché il Baby Boomer della linea Icegel è molto, o si può dire quasi totalmente trasparente. Se riesco qui vi lascio una foto di come è, una o due foto, vediamo. Ultimamente lo sto utilizzando anche per quanto riguarda questo effetto qua, va benissimo per questi effetti semi-trasparenti, insomma, sempre il Baby Boomer vi parlo. Invece per queste qui ho utilizzato uno di questi due costruttori. Avete visto il reel su Instagram, mi è piaciuto tantissimo. Ho utilizzato il nude look, scusate, lac è un'altra cosa, ed è questo costruttore rosa ma semi-trasparente. Io l'ho trovato divino, ho preso le confezioni da 30 ml, se non sbaglio, sì. Guardate quanto è bello, guardate un po', la densità è molto più alta, è abbastanza, diciamo, alta, quindi quasi tissotropica, ma lavorando col pennello si autolivella benissimo. La sua colorazione è questa qui, quindi ha questa punta di rosa che poi sull'unghia diventa quasi trasparente, e io appunto ho creato questo decoro vedo non vedo con appunto la foglia oro, lo spider gel sempre di Michelle Nails, e poi invece ho provato a metterci anche dei flakes sempre di Michelle Nails, e niente, io lo trovo fantastico, mi piace un botto, quindi non vedo l'ora di portarlo al lavoro con me e iniziare a utilizzarlo proprio come ho fatto con l'Ice White che mi sta praticamente terminando. E poi invece, ora lo lascio aperto così vi faccio vedere anche la diversità, ho anche il Pink Natural che non ho ancora utilizzato. Questo qui invece l'ho utilizzato solo su di me per il momento perché avevo questa cosa che dovevo farveli vedere, quindi li avevo qui con me. Questo qui invece è più rosato, come vedete, quello lì è un po' più rosa tenue, molto molto semicoprente. Questo qua invece lo trovo già più coprente. Molto molto bello, sicuramente da una naturalezza fantastica, mi piace proprio. E adesso vedremo anche lui medio alta, alta più alta densità, quindi in estate si lavorerà benissimo. E niente, questi qui sono i costruttori. Questi qua però sono builder, quindi adatti per ricostruire anche unghie estreme. Infatti io ho creato appunto l'allungamento con questi costruttori e vi devo dire che sono anche abbastanza flessibili in lunghezza, quindi anche se sbattiamo non succede assolutamente nulla. E devo dire che sono molto molto resistenti, quindi top. Io ci ho già preso qualche botta, quindi tutto normale. Quindi questi qua sono costruttori, hanno bisogno assolutamente di una base. Io qui ne ho messa una classica perché ne avevo una qui, ma potete tranquillamente utilizzare una base rubber che vi aiuterà ulteriormente a tutti i colpi, soprattutto con la curva C. Mi raccomando, la curva C deve essere perfetta, altrimenti rischiate di farvi veramente male con unghie molto molto lunghe. Quindi questi qua sono tutti gli acquisti che ho fatto da Michelle Nails, questi costruttori molto molto parlati. Ho comprato appunto anche il colore, questi qua sono stati un po' i miei acquisti. Fatemi sapere se avete magari curiosità di vedere in primis qualche costruttore. Io quasi sicuramente, se riesco, vi faccio vedere più di qualche costruttore più in là.
anche perché ho altri video da caricarvi. Il primo, se non lo avete già visto, perché non so quale caricherò prima, sarà quello con Ice White, nel caso sarà già uscito, ve lo lascio giù nell'info box. Comunque ragazze, fatemi sapere se anche voi avete già acquistato, preso questi prodotti. Vi ricordo che potete utilizzare il mio codice sconto che è promobabina5, ve lo lascio sempre qui in sovraimpressione. Fatemi sapere se questi acquistini vi piacciono, se il video vi ha tenuto compagnia. E niente ragazze, io vi mando un grosso bacio, vi invito a seguirmi su Instagram e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo. Ciao!